cura di Isabella Cedro. Parliamo oggi di musica al gioco, un progetto tra musica e solidarietà del maestro Andrea Gargiulo. Musica in Gioco è un'associazione culturale ispirata a El Sistema, fondato in Venezuela da José Antonio Abreu, punto di riferimento per l'uso della musica come strumento di affermazione ed educazione sociale nel rispetto delle differenze. Il progetto è finalizzato ad integrare ragazzi in situazioni di disagio o a rischio di abbandono scolastico, per recuperarne competenze e autostima e per favorirne la socializzazione grazie alla musica e all'esecuzione orchestrale, rese semplici e coinvolgenti. Federata con il Sistema Nazionale di Orchestre Giovanili, l'associazione dona lezioni e strumenti musicali a bambini e ragazzi a rischio e diversamente abili. In Puglia ha portato alla creazione dell'Orchestra Regionale Infantile Ori di Puglia con oltre 1.000 bambini e al Coro Regionale con oltre 500 bambini, alla formazione di due orchestre di giovani detenuti nelle carceri minorili di Bari e Lecce, di un'orchestra soul di migranti minori non accompagnati, tre cori Mano Blancas con bambini sordi o con disabilità grave e del coro delle scarpe sciolte formato da persone con disagio psichiatrico. Ci parla del metodo Abreu il maestro Andrea Gargiulo. Il metodo Abreu è qualcosa di meraviglioso. José Antonio Abreu 40 anni fa ebbe questo sogno di donare il diritto alla musica a tutti i bambini del Venezuela. Lui appunto in 40 anni è riuscito a realizzare questo sogno e è andato anche oltre perché appunto non è più limitato solo al Venezuela ma a tutto il mondo. Il metodo Abreu vuole appunto coniugare il diritto a un'esistenza felice di questi bambini con il diritto a gioire attraverso la musica, il diritto a costruire la bellezza della musica. Quindi riuscire chiaramente a costruire e divenire artefici della musica non è un qualcosa che spetta solo ai professionisti, ma a tutti. Come lo facciamo? Col gioco, tutto legato all'idea di un gioco che per il bambino diviene un qualcosa di meraviglioso. E adesso vi ricordiamo.